Buon pomeriggio a tutti e come sempre ci troviamo in questo salotto virtuale, appunto di Ho sciolto i capelli e oggi pomeriggio siamo tutti invitati a una festa di compleanno, una festa di compleanno molto particolare perché l'ospite è un ospite di eccezione. Stiamo parlando di Daniele Oppi che oggi avrebbe compiuto 89 anni. Questo è un modo per ricordare un pezzo di storia, un pezzo di storia italiana, perché tutti noi abbiamo incontrato l'arte, il genio e la cultura di Daniele Oppi. E oggi lo faremo con degli ospiti d'eccezione, persone che io ho avuto la fortuna nella mia vita di incontrare. E infatti io proprio da questo voglio partire per presentarvi i miei ospiti e per dare inizio a questa festa di compleanno. Daniele Oppi era anche un poeta e appunto in una lirica che io ora vi leggerò per poi presentarvi gli ospiti che già vedete, anzi facciamo così, da buona signora, prima presento i miei immensi ospiti e poi leggo la poesia dedicandola a loro e dedicandola a Daniele e a tutti voi che state sopraggiungendo. Iniziamo da Francesco Oppi. Ciao Francesco, sei muto Francesco? Smutati come dicono i Sono ragazzi. io che mi sono mutato. Allora, buonasera a tutti. Scusate la voce, ma mi è andata giù. Malanni di stagione. Buonasera, Gianni Bombaci. Buonasera, Agnese. Grazie di questa opportunità per parlare del papà, che per me è stato anche un maestro. E abbiamo poi il poeta amico Gianni Bombaci. Ciao Gianni. E partiamo proprio assoffiando queste candeline e accendendo questo pomeriggio attraverso i versi di Daniele Oppi. Daniele Oppi scrive. Aspettate che recupero la poesia, il bello della diretta. I punti di vista nascono come fiordalisi, a contrappunto tra i papaveri. Divisi e uniti fanno sottosopra e affiancati un cielo azzurro pieno di forme e colori. Libertà, seme dei sistemi, terra per fiori e colori, seme delle germinazioni e degli incontri. Ogni incontro è insieme. I punti di vista più belli sono quelli mai visti. Ma si sta bene con questi bambini che giocano allargando e ingrandendo confini. Io partirei proprio da qui, Francesco, da Daniele, da questo seme di libertà che lui ha conosciuto e ha praticato nella sua vita. Ah, dunque, io vi confesso che questa partenza non poteva essere migliore, nel senso che io già stamattina in libreria Bocca con gli amici della famiglia Lodetti, con Franco Manzoni, ho accennato alla cosa più importante che Daniele ha insegnato a tutti noi suoi allievi. E naturalmente in primis a me, che ho avuto la fortuna di collaborare con lui per tanti anni, la cosa che è stata più importante di tutto ciò che ha insegnato Daniele è la capacità di scegliere, cioè la possibilità di capire che la libertà non è andare a destra e a sinistra come una pallina del flipper, ma la libertà è la coscienza di saper, di avere la possibilità e la capacità di scegliere. Quindi Daniele è stato un uomo libero, prima di tutto, un uomo che ha sbagliato, come tutti gli uomini liberi veri hanno fatto delle scelte, scegliendo a volte si sbaglia, ma fondamentalmente ha fatto bene, cioè ha costruito una vita di generosità, di condivisione di arte e cultura attraverso la libertà.
cioè attraverso la capacità di saper scegliere nei momenti topici della vita da che parte andare. E lo vedremo poi, la sua vita è ricca di tante parti, di tante sfaccettature, di tante eclettiche opportunità che lui ha saputo cogliere e sviluppare tutte con molta capacità. E questo è anche un altro grande insegnamento che ci ha dato. Campi liberi davanti, mai paura di affrontarli, e non avere paura di avere una sconfitta, ci si rialza, si va avanti e si prosegue. Quindi, senz'altro, la libertà è un tratto distintivo della vita e della personalità di mio padre Daniele, assolutamente lo è. Sì, infatti io mi sono innamorata di questa poesia perché Daniele è comunque un personaggio, come dicevi tu, eclettico da scoprire e che comunque consegna sempre nuove sorprese perché il patrimonio magari poetico di Daniele è da recuperare, giusto, Francesco? Ma guarda, guarda, giusto per accennare, con questi tempi online che sono sempre molto concisi, ma insomma, se vogliamo parlare di Daniele Oppi, possiamo parlare di Daniele Oppi, grande imprenditore. Ricordiamo che Daniele ha avuto un'azienda, la Dani Pubblicità, con 52 dipendenti fino al 1900. 64-65 in centro Milano, la più importante agenzia di comunicazione d'Italia, assieme all'Armando Testa. Ricordiamo che Daniele ha battezzato lo scooter Lambretta nel 1947 a 17 anni. Ricordiamo che Daniele ha dato vita al mercato del liquore della grappa come liquore nobile, mettendosi in competizione con il whisky che già era affermato in Europa e nel mondo. Ricordiamo che Daniele ha inventato la lastrina al posto della pallina, portando un produttore di caramelle che era Perfetti di Lainate a essere la seconda, o credo la seconda multinazionale a livello mondiale nella produzione di dolciumi. E ricordiamo che a un certo punto ha scelto di abbandonare tutto questo perché? Perché era un artista, perché riteneva che nella vita la sperimentazione, che nella vita la ricerca, che nella vita la voglia di capire, di provare nuove strade era più importante del successo, del denaro, dell'affermazione economica. Quindi ha abbandonato tutto, è scappato, fra virgolette, a New York con mia madre Franca, con 0 lire e 35 quadri. Ha fatto una fatica terribile ad avere una mostra personale a New York perché semplicemente non aveva la presa elettrica compatibile con quelle americane, ma lui, non sapendo bene l'inglese, non capiva, tutti gli dicevano di no e lui non capiva. Gli dicevano di no perché non potevano mettere la presa dentro nel proiettore delle diapositive e quindi lo mandavano via. Dopo qualche mese di difficoltà ha trovato una gallerista italo-americana che gli ha detto: "Guardi, Oppi, il problema è che lei deve comprare un adattatore, altrimenti non riusciremo mai a vedere i suoi quadri." Dopo pochi giorni è riuscito a fare questa mostra, la Caravan House of East and West a New York, che ha avuto un successo enorme. Basti pensare che il rappresentante Fiat Vincenzo Garibaldi negli Stati Uniti acquisì tre opere, oppure il vice sindaco, adesso non so che loro le cariche lì, non comprò altre opere. Insomma, il Daniele Oppi fece un successo artistico enorme. Andò a vedere la Factory di Warhol, divenne amico di Jasper Johns, di Thelonious Monk, di Rauschenberg. Ebbe una con Warhol non ci fu mai una grande vicinanza di intenti, perché erano, pur provenendo entrambi dalla medesima storia, erano molto differenti. Warhol stava già costruendo tutto un percorso di lancio di se stesso, del prodotto Warhol, e Daniele stava uscendo da quel mondo per entrare dentro il guado. Quindi Daniele è un personaggio da studiare e da analizzare sia come artista che come uomo di comunicazione, Infatti, io ho senz'altro. recuperato nel frattempo un po' di immagini,
proprio per far appunto conoscere, scoprire alle persone che ci stanno seguendo tutta la storia, che è una storia, appunto, come dicevo prima, non soltanto italiana, ma internazionale. Per esempio, qui io vedo la gomma Brooklyn. Tu parlavi del genio, no? Delle invenzioni, la Lambretta, ma anche il ponte della gomma Brooklyn si deve a Daniele Oppi, e molti magari non lo sanno, Francesco. Ma molti non sanno nemmeno che Brooklyn, forse adesso lo sanno, fino a qualche decennio fa non sapevano nemmeno che Brooklyn fosse una produzione di Lainate, si immaginavano che fosse una cicca americana. In realtà Daniele semplicemente arrivò dagli Stati Uniti, da un viaggio negli Stati Uniti precedente e vide le lastrine che c'erano già negli Stati Uniti e suggerì all'allora suo cliente, Perfetti, di trasformare la linea produttiva delle cicche, delle caramelle, delle gomme da masticare in una linea produttiva da palline a lastrine. E glielo suggerì già con in mente già tutto il marketing e tutta la pubblicità necessaria a farlo. Cioè lui aveva già pensato a questo ponte che naturalmente ha una forma tipicamente da grande lastrina, da lunghissima lastrina. E aveva già immaginato un pacchetto dove questo ponte poteva esprimere tutta la sua. Brooklyn, voi sapete, qualcuno di voi saprà che deriva da una parola italiana, tra l'altro, che significa broccolo, quindi broccolino. Per cui lui in realtà ha anche collegato il mondo americano al mondo dialettale del Sud Italia con questa operazione di marketing che ha lasciato certamente il segno nella storia della comunicazione, della pubblicità, io direi a livello mondiale, non soltanto a livello nazionale. Esatto. Dopodiché, anche la questione, secondo me, vabbè, Chicco era un terzista, vabbè, vi finisco prima Brooklyn. Brooklyn lui andò poi andò da Perfetti e gli chiese 100 milioni di lire nel 67-68 e gli disse: guarda, Perfetti, io vado a New York. E ti faccio il lancio, dopo avergli spiegato tutta questa cosa che vi ho appena raccontato, io ti faccio il lancio del prodotto, però ho bisogno di 100 milioni perché ti faccio anche lo spot pubblicitario. Quindi se voi andate su YouTube e cercate Brooklyn, la gomma del ponte, Carla Gravina, voi trovate il primo spot pubblicitario, uno dei primi spot pubblicitari veri e propri girati in Italia, che fu sotto la regia di mio padre con Mario Fattori e con Pino Colla come aiutante di Mario Fattori e Cesare De Ferrari, scusate, dove presero anche una multa piuttosto ingente perché passarono sotto il ponte di Brooklyn per fare quella ripresa che voi vedrete nello spot, però la multa era preventivata, era programmata, e tornarono, naturalmente Perfetti gli disse: uè, Oppi, perché una volta gli imprenditori a Milano parlavano così: te, se tu ne ti andrai no con ti danè, mi te massi, con tutti i danè che tu dà. Perché erano tempi in cui gli uomini di comunicazione parlavano ancora con i capitani d'impresa. Oggi ci sono tutte delle intermediazioni piuttosto dannose per le imprese più che per gli uomini di comunicazione, che sono gli uffici di pubblicità, gli account e così via, che sono dispersioni di denaro, stipendi, spesso, non sempre, ma molto Infatti. spesso avviene. Ora passiamo la parola a Gianni. Allora, carissimo Gianni, Daniele, il tuo incontro con Daniele, un aneddoto che vuoi raccontare a noi, un aneddoto prezioso, perché Gianni Bombaci è prezioso e quindi noi siamo qui ad ascoltarti. Maestro. Sì. Non ti Micro sentiamo, Gianni, il microfono Gianni. microfono. Gianni, non ti. Gianni, è smutato però, non è mutato. Prova a parlare, Gianni. Adesso mi sentite? Sì, ora sì, perfetto, perfetto. Perfetto. Va bene, c'è una piccola imperfezione sul computer. Non ammetto mai che sbaglio io. Io Daniele l'ho conosciuto, in verità, l'ho sentito dire, proprio negli anni in cui ero a Milano, a metà degli anni 60. Però
ci siamo visti qualche volta, però non l'ho frequentato assolutamente. Sapevo delle sue vicende, dei suoi problemi, un pochino del suo carattere. Ero amico, tra l'altro, di amici comuni, da Giuliano Pianucci, con cui avevo un rapporto particolare sul tema dell'editoria. Così, quando lo conobbi poi bene, discretamente, che è un personaggio difficile, Daniele, è difficile anche da capire, è difficile da interpretare, per cui è difficile dire l'ho conosciuto davvero bene, no, l'ho conosciuto discretamente a metà degli anni 90, mi pare, adesso 95-96, proprio in Umanitaria. Io ero allora consigliere e lui si era fatto conoscere lì dentro, me lo presentarono perché si occupava di questioni che riguardavano tutto, ma comunque l'Umanitaria, perché fece delle scelte molto interessanti per la società umanitaria che ancora adesso portano tracce e segni, no? Ancora adesso. Ha collaborato anche con un suo titolo, con un giornale che fino a qualche anno fa c'era, adesso un po' meno per alcuni problemi che ci sono stati, però davvero interessante. Tra l'altro in Umanitaria abbiamo anche un suo dipinto su tela, che è molto interessante. Problemi di Milano, se non sbaglio, si chiama, vero Francesco? Sì, è un bellissimo quadro che avete nel foyer. Io dico, Certo. anzi, dico che abbiamo, perché mi sento un po' un Eh pezzettino sì, perché che poi abbiamo. tu quello lì che ha continuato un po' questa attività in termini diversi, perché l'hai proseguita con un grande interesse da parte dell'umanitario, occupando di questioni molto importanti. Per cui l'ho conosciuto lì. Sapevo dell'esperienza della Comune, è stata una delle cose belle, innovative, non so quanti anni è durato, non ho idea. Forse Francesco ne sa qualcosa in più che ho sentito dire, almeno sarebbe stato bello oggi se ci fosse stato Franca, la mamma di Francesco, perché avrebbe potuto dire e raccontare cose che noi non conosciamo, non conosciamo bene. Ma se volete dopo qualcosa vi posso raccontare. Sì. Sapevo che era stata appunto per più di un anno a New York, o quasi un anno, insomma sapevo in verità poche cose. Però stranamente in Umanitaria ci siamo simpatizzati, fate usare questo termine orribile, subito, perché pensavamo iniziative comuni, da portare avanti, delle passioni comuni, anche interessi comuni. E poi con lui mi legai anche, come si può dire, proprio su passioni e interessi, particolarmente su un tema. Daniele aveva un'autonomia del pensiero che era formidabile. Infatti era stato dipinto come non lo era, perché lui era un uomo collocato decisamente, usando questo termine un po' abusato, a sinistra, rispetto alle sue scelte politiche. Ma in fondo, come succede a molti artisti, la sua vena era anarchica rispetto ad alcune questioni, secondo me. Ed era il lato più bello, più interessante, perché lui riusciva ad avere un'autonomia del pensiero che era formidabile. E siccome mi trovavo io dentro questa autonomia del pensiero, anche per la mia militanza che avevo molto forte in quel periodo in CGIL, dove l'autonomia del pensiero era ed è ancora un obbligo, al di là delle correnti, delle decisioni politiche, delle scelte, e abbiamo discusso chissà di quante cose con lui, una più bella, una più interessante dell'altra. Cioè come fa l'autonomia del pensiero a entrare nella produzione pittorica, nel caso suo, ma anche poetica, perché lui si è occupato anche, come diceva, di poesia, scrivendo delle cose molto belle. Io non so se siano state mai pubblicate, poi mi piacerebbe saperlo, poi me lo spiegherà. Francesco. Insomma, ci accomunava un senso che avevamo assieme, che era l'esigenza, non soltanto in Italia, ma altrove, della coscienza di classe e della condizione dei lavoratori. Questo moltissimo. E nella sua pittura lui queste cose le ha tradotte molto bene, molto bene. Io ho un quadro che io voglio farvi vedere. Se ci riesco, che mi ha donato proprio in quegli anni una bellezza incredibile. Eccolo. Non so se aspetta, è difficile, aspetta, lo metto così. Si vede? Si vede, Gian.
che bello, che essenzialità. Beh, io non lo sapevo, ovviamente. No, non lo conoscevo nemmeno questo. Hai usato un termine corretto, l'essenzialità, perché lui aveva questo nelle sue scelte, il gusto dell'essenza. E chissà quante volte abbiamo parlato di questa questione dell'essenza, dell'esigenza dell'essenza. Insomma, lui aveva una capacità di disegno che poi io la accomuno alla fine di danza, un ballo, questa capacità di intervento, un'onda d'urto meravigliosa, un gioco ironico costante che aveva sempre. E restituiva all'arte la capacità di graffiare, di mettere in discussione tutto. Questa è la roba che mi colpì molto di Daniele. Alcuni dicono, ma in quale filone artistico si inserisce tutto questo? Boh, a chi si rivolge Oppi? Io prima non sono titolato a farlo perché non ho questa conoscenza di mettere in questione di cultura, eccetera. E poi capita spesso con altre forme artistiche questa domanda. Dice, ma tu perché hai parlato di questo? Perché a chi ti rivolgevi? Di chi parlare? Non parli di nessuno. La verità è che nella pittura come nella poesia tu parli a tutti, di te stesso e di nessuno. Anche quando ti rivolgi a una persona e sai chi è, come si chiama, non è vero che ti rivolgi a quella. E questo è un dato, secondo me, che accomuna molti pittori e anche molti letterati. Sì, io nel frattempo facevo scorrere le immagini per dare anche un saggio della bravura, dell'essenzialità di questa pittura visionaria di cui tu parlavi, Gianni. L'essenzialità, poi, secondo me alle spalle c'è tutta l'arte fiamminga, no? Per cui c'è una vicinanza fra rappresentazione, figure, elemento trascendente, essenziale, se volete anche la religione, intesa in termini molto ampi. La trovavi e la trovi. Secondo me lui, se non vado errato, è esposto in mezzo mondo, no? Dappertutto. E secondo me non sarebbe sbagliato accollarci questo e vedere di fare oggi una mostra di pitture sue. Anche l'umanitaria si potrebbe fare, per esempio. Sì. Ragioniamoci, no. Francesco. Perché secondo me. Allora, io non basta credo tanto queste cose dirle qui, bisogna tradurle nella realtà e sarebbe molto interessante. Allora, è stato un artista totale, potremmo usare questo termine, che non si fermava soltanto su un aspetto o un altro. E da qui la sua voglia anche di editoria, l'esigenza di fare l'editore, di pubblicare, di mandare in guarda, io, sì, tu hai toccato sia dal punto di vista critico, puramente critico dell'opera visiva, visuale di Daniele, che dal punto di vista generale del suo approccio con il mondo dell'arte, dei tasti veramente delicati e secondo me l'hai fatto con molta intelligenza e con molta azzeccando molto il tema, anche quando hai parlato dei fiamminghi, ad esempio, tanto per entrare nello specifico. Un'altra caratteristica di Daniele che è giusto segnalare è proprio quella che dice Gianni, cioè quando Daniele affronta un qualsiasi tipo di tematica o di problema, lo fa da artista, lo fa da creativo. E questo è un altro insegnamento che ha lasciato a noi che abbiamo avuto la fortuna di essere suoi allievi, cioè non c'era una settorialità in cui intervenire in modo creativo, in modo artistico, ma c'era un impatto generale dal mattino alla sera nell'affrontare la giornata e la vita. E quindi tutte le operazioni che Daniele faceva, dal dipinto fino all'operazione editoriale, fino all'intervento di marketing per un'azienda o un ente, penso ad esempio all'umanitaria, erano e sono interventi pensati con il cuore e l'impulso dell'arte, della creatività. E naturalmente questo tipo di impatto a livello energetico e a livello di risultati ha una efficacia incredibile, perché mette dentro al lavoro tutta l'energia creativa che solo un artista può mettere. E questo è anche il valore
che va riconosciuto agli artisti oggi, secondo me, ed è un po' quello di cui magari dopo accenneremo per ultimo, cioè il ruolo che ha il Guado oggi. Sì. L'artista è una fonte inesauribile di futuro per le società e Daniele, oggi è la sua giornata, ne è un esempio palese, ne è un esempio lampante sotto gli occhi di tutti, cioè l'artista merita un rispetto e un'attenzione superiore a quello che ha oggi, ma non tanto perché vogliamo essere tutti buoni artisti, quanto perché il PIL di una nazione, per entrare nel G7 con più convinzione, bisogna difendere la cultura, la scuola e l'arte e gli artisti, perché altrimenti non si vince sul territorio economico internazionale, si rimane marginali. Perché senza cultura si è marginali nelle famiglie, si è marginali nelle comunità, si è marginali in Italia, si è marginali in Europa, si è marginali nel mondo. Una cultura, una società quanto più acculturata, tanto meno è marginale. Questa è la realtà, secondo noi del Guado. No, in effetti è proprio questo, la centralità, l'importanza della figura di Daniele Oppi è anche un racconto del territorio, un racconto, come dicevamo all'inizio, della storia italiana, un racconto anche del futuro, un futuro che deve essere a disposizione di tutti perché ora, sempre facendo dei piccoli passi nel passato di questa storia, arriviamo proprio dalla pittura alla fondazione della Comune, giusto Francesco? Che venne fondata nel 1969. Allora, non c'è una, allora la soluzione di continuità è nulla, nel senso che tornando da New York, Daniele vuole stare come a New York e vuole abbandonare però la città del suo passato di imprenditore e quindi si installa alla Cascina del Guado, quasi immaginandolo come un loft. Trasforma questo grande fienile in uno spazio, in un vero e proprio loft americano, dove lui può dipingere con la sua compagna, dove può costruire una vita riferita ai temi che diceva Gianni Bombacci, cioè in quegli anni mio padre aveva cambiato radicalmente le idee filosofiche, politiche e sociali che provenivano da mio nonno, che era un borghese milanese, un altro bravissimo artista, Giuseppe Oppi, un grande fotografo di cui un giorno parleremo, è un uomo Sì, con eccezionale. molto piacere. Però era un uomo dell'establishment assolutamente antifascista, ma non certamente vicino alle idee della sinistra del 68ina. Mio padre a New York, e non solo a New York, sviluppa con le sue letture, con le sue curiosità, con la sua capacità di capire, di intuire le cose, tutta un'idea socio culturale, di impatto, di lavoro e di compito che lui si sentiva di dover dare. Quando arriva al Guado, questo loft non è più un loft, ma diventa una casa accogliente per i giovani del territorio, ma non solo del territorio. Citiamoci Stefano Pizzi, citiamo Stefano Rosa, direttore di Panorama, citiamo tanti giovani milanesi che passarono grandi mesi qua al Guado, anni, giornate, insomma, vai e vieni, a qualcuno rimaneva a dormire, qualcuno andava e veniva. La Comune del Guado è un'esperienza importantissima. Pensate che qua dentro sono nate 115 testate di giornali comunali, cioè prima del Guado il giornale comunale non esisteva, esisteva il bollettino di giunta. Qui è nato il significato democratico di una redazione giornalistica riferita a un'amministrazione comunale. Voi capite che questa è una cosa piuttosto rilevante. Al di là delle 115 testate, di cui 80 stampate qui dove io sono seduto, cioè in questo studio qua c'era una macchina da stampa dove venivano stampati i giornali anche di zona, le 20 zone di Milano, oggi sono 8 o 9, adesso non ricordo, una volta erano 20 e i 20 giornali di zona del Comune di Milano venivano realizzati qui. Le biblioteche di pubblico servizio, come le intendiamo oggi, cioè punti di riferimento anche culturali, non solo punti prestito del libro, sono nati qua, con la libera associazione del libro, che ha dato luogo alle libere associazioni del libro, poi sponsorizzate dalla Regione Lombardia, con 500.000 lire dell'epoca, e furono il fuoco
nascituro e alimentante di questa voglia di fare la biblioteca nuova. E gli artisti che facevano, le centinaia di artisti che sono passati qui dentro. Qui io, voi vedete dietro di me delle cose appese, ho appena fatto la mostra per i 50 anni del Vado. Questi sono tutti documenti originali che io ho trovato nella cascina, che sono qui, quindi fra poco riapriremo, quindi vi avviserò, che testimoniano le produzioni enormi che sono state fatte qui dentro, non in una comune di fricchettoni, in una comune di gente che voleva portare la cultura sui territori, che è ancora oggi il segreto per fare cultura. Esatto, esatto. Infatti si chiama appunto, si chiama ancora Officina, perché dal Guado oggi, grazie a te Francesco, nascono tantissime iniziative. Francesco, soprattutto in questo periodo di pandemia, sta portando avanti una serie di iniziative di racconto della cultura contemporanea che fa anche sul canale, sul sito YouTube dell'Officina del Guado, oltre praticamente a tutta una serie di iniziative che voi potete comunque visionare sul sito Officine del Guado. Anzi, vi invito proprio a entrare in questa storia, che è una storia continua. Il territorio è determinante, il territorio è importante, ed è proprio da questi piccoli segnali che si continua a far cultura e si è quasi un'avanguardia, no? Spostando sempre più avanti il confine. Tu che cosa ne pensi, Gianni, di questa importanza del territorio e di come bisogna riportare anche in questo modo la cultura nelle case? No, Francesco faceva molto bene a ricordare prima, tra l'altro lui, molti giornali, ad esempio sindacali, passavano dal Guado, passavano dall'Officina del Guado, lui aveva preso questo tema, il pasolignano, in verità, che era molto bello, perché era una vera officina. Ed è importante che lui abbia fatto questa scelta anche su realtà che altrimenti sarebbero rimaste isolate, cioè le varie zone, le varie realtà milanesi. Questa area metropolitana che è fatta di significati più forti, specialmente oggi che sono in periferia piuttosto che nel centro di Milano. È una cosa che dovrebbe riflettere, fare capire l'importanza, proprio interessantissima, se si ripigliasse a sviluppare questo tipo di editoria. Questo è certo. E poi c'è tutta l'editoria invece poetica, io non voglio dimenticarla, una cosa che non riesco a dimenticare. E quando, leggendo, io me lo restio a pubblicare le mie cose, i miei versi, queste cose, io sempre pensare che siano totalmente inutili, ieri come oggi. Però lui gli fece vedere, gli piacquero moltissimo, voleva pubblicare tutte assieme, una roba di fotografia pura, ha detto, hai voglia di scherzare, Francesco si ricorderà, perché un giorno ha detto proprio tu, si mise a leggerle tutte, che gli piacevano. Battezzò questo, insieme abbiamo deciso di chiamarlo Le Vie di Stendhal, ebbe anche un certo successo editoriale, ma lui fece un'altra cosa, c'è una serie di questi libri cui lui intervenne con degli elementi grafici, uno più bello dell'altro, bello, davvero, interessante, elementi grafici, io ne ho portati qui qualcuno che vendevamo a parte, poi non so quante gente l'abbia acquistato, con un prezzo carissimo, non esorbitante, perché erano delle cose molto belle, tutte numerate. Io ne ho portato qualcuno, questo qui ad esempio. Sono ancora in vendita a euro 100. Vedi, a euro 100? A euro 100 addirittura. Aspetta, che la metto in modo che si possa vedere. Sì, si vede Gianni, si vede. Ecco, questo, quest'altro. È un regalo, per chi vuole fare un investimento, con niente porta a casa 10 euro. Sono molto belle. Sono bellissimi e sono tutte sue e sono fatte in poche 20, 25, non so in quante copie. 30 copie mi pare, qualcosa del genere. Gianni intervenne bene, perché lì dentro non è che si richiamava dei versi e li metteva in grafica, no, lui aveva pensato così bene che ha creato, senza volere, ecco, la capacità dell'arrangiamento. Per questo amava il jazz, amava però insomma anche eccetera eccetera, proprio per questo. Perché lui riusciva, tra la pittura e la poesia, a vedere elementi sincronici, andavano bene assieme.
non c'è la differenza. Per cui in queste raffigurazioni ci sono elementi delle poesie, che sono tutte chiamate poesie particolari, però in modo preciso, preciso. Tu non capisci mai dove comincia l'arte poetica e dove comincia quella pittura. Sì, i confini si allargano, come dice lo stesso Daniele Oppi nella poesia di apertura. Dovresti rovesciare tutto. E poi era bello il guado, era bello per altre ragioni. A me è capitato di andare al guado anche perché non ho mai saputo portare l'automobile, non ho mai avuto neanche la patente, perché di andare lì 3-4 volte, insieme ad altri amici, compagni, mia moglie che si prestava volentieri per accompagnarmi, e ti giuro, cioè io allora potevo bere anche discretamente, rispetto adesso che non posso farlo più. Che meraviglia. Le grandi grappe che c'erano a casa Oppi con Daniele, io non li ho viste da nessuna parte, né. Beh, Comunque tu la mamma è senti qua. veneta. La La mamma è mamma? veneta. La Franca è Mamma veneta. è questo, ma lui, se non sbaglio, aveva. Era, non so cosa aveva fatto con la bocchina, se non sbaglio, aveva fatto qualche attività, o comunque Sì, con ha altri. disegnato la bottiglia. La bottiglia della grappa Bocchino, che voi conoscete tutti, la fiasca, l'ha disegnata Daniele. E quindi poi gli veniva, faceva cambio merce lui, per cui probabilmente gli sarà arrivata una vagonata di bottiglie. Comunque era una grappa ottima. Assolutamente. Più che le mie escursioni tanti in Veneto, in Friuli, dove ho imparato a bere la grappa, perché a un certo punto la grappa vera l'ho bevuta a casa di Oppi. Questa è la verità. Oggi è il tuo compleanno, non posso farlo, no, perché c'era un bicchiere di vino, però la realtà è uguale, perché lui aveva uno stile, così vorrei dire, che permeava tutte le azioni che faceva, quella pittorica, quella pubblicitaria. Illuminazioni continue, poche frasi davano una soluzione. E questa è la capacità anche di essere poetici, che non è impossibile, questa capacità di sintesi al massimo, metteva nel suo disegno, la sua grafica, eccetera. La gomma del ponte. Se mi permettete una cosa di 4 minuti, mi meravigliai una volta a Napoli durante una manifestazione sindacale, in cui a un certo punto un venditore accompagnava i cortei, le cose eccetera, che vendeva anche la gomma del ponte e che era entrato negli slogan un po' stupidi che si faceva in quel periodo, diceva la gomma del ponte a 50 lire, cioè, dimenticare, una cosa che morì da ridere perché era un'espressione un po' di napoletani che riescono a divertirsi su tutto. E su questa roba qui adottarono questa roba della gomma del ponte per fare interventi urlati popolari interessanti. Vedi che io avevo ragione di esserci e che Daniele Oppi era già sulle bocche dei napoletani tempi addietro. E tutto è praticamente un disegno del destino, Gianni. E poi la gente che frequentava lì, cioè Tadini l'ho conosciuto di dentro, sapevo chi era, però è lì che l'ho conosciuto, non altro. Treccani lo conoscevo già, ma l'ho conosciuto meglio lì dentro, che faceva parte, poi se non sbaglio, anche dell'attività editoriale, erano dentro la cooperativa, se non vado errato, no? Franco Manzoni che ti parlavo, ma Spinella, Mario Spinella, lavorava lì dentro. Insomma, almeno esponenti della cultura e dell'arte trovavano come elemento importante, era il guado ed era Oppi, questa è la verità. Sì. Il guado e Oppi non era possibile distinguere, forse per questo che si stufa per un anno da New York e se ne torna indietro, ovviamente. Non lo so, Ah, non ho mai guarda, capito Gianni, allora, se posso, Agnese. niente. No, prego, io sto proiettando le immagini e invitiamo le persone anche. Innanzitutto. Mettere alcune cose, mettere a fuoco. So bene che sto facendo un intervento No. disordinatissimo, No, però no, c'è ma tanti elementi magari. voglio provare a mettere ordine nelle bellissime cose che hai detto, ma che sono già in ordine, ma soltanto per mia comodità. Innanzitutto Gianni Bombacci è un grande poeta, e quindi abbiamo parlato del suo libro, Lo prendo, eccolo qua. presto parleremo anche di quest'altro libro, dove invece la copertina l'ho disegnata io. E di cui sono molto orgoglioso, tra Questo è l'altro. quello che dicevo. Questo Quello è quello invece è di quello. sì.
Quello è Levi Stendhal. Anche quella copertina l'ho fatta io, ma su una fotografia di un artista umbro. No, questo per dire che la scuola editoriale di Daniele è un argomento che meriterebbe naturalmente un'altra puntata. Cioè, noi ad esempio abbiamo editato moltissimi libri storico-documentari di grande rilevanza per il mondo della cooperazione. Per la Lega delle Cooperative, quindi per ad esempio la cooperativa ex cooperativa Niguarda che adesso si chiama Abitare, oppure per la società umanitaria, abbiamo una fitta produzione di volumi bellissimi che consiglio a tutti di andare a cercare, molto importanti, ne cito due, il palcoscenico insegna e Spazio e caratteri, due libri molto importanti su due elementi centrali della cultura italiana, uno il Teatro del Popolo e l'altro la Bauhaus italiana, cioè la società umanitaria e la scuola del libro. Due libri importantissimi. Ma poi abbiamo anche tutto un filone di poesia, come diceva giustamente Gianni, legato a Giovanni Raboni, legato a... Noi abbiamo editato ogni terzo pensiero di Raboni, prima di Mondadori, abbiamo editato il quinto canto dell'Inferno di Antonio Porta nel 91, con una incisione di Marco Viggi. E abbiamo editato Piero Ranaudo, abbiamo editato Gianni Bombaci, abbiamo editato Agnese qui presente, abbiamo editato Piero Fabbri, poeti molto importanti, molto rilevanti, sempre con una certa attenzione a ciò che editavamo. E non lo dico perché sono presenti due nostri autori, ma lo dico perché non abbiamo nell'editoria la nostra prima fonte di introiti economici. Quindi noi facciamo questo lavoro perché vogliamo significare un'editoria di qualità. E quindi Franco Manzoni, meno male che mi avete fatto vedere questa paginata. Sì, Abbiamo editato. io sto cercando di stare dietro con la tecnologia, Abbiamo Francesco, cerco. editato un libro. Allora, Franco Manzoni è uno dei poeti viventi più rilevanti, secondo me. Tra i più rilevanti in Italia. I primi 30 anni del suo lavoro sono stati editati da noi in quel primo libro che vedete a sinistra, che è Infervi d'assenza. Ecco. Poi vedete due di Bombaci con Alfonso Alberti, musicista e poeta, e poi Specchi con, naturalmente con Agnese, che presto tra l'altro presenteremo insieme. E poi abbiamo, e questa è la parte editoriale, che proviene fin dal nonno, perché anche la mia professionalità non è che mi sono inventato così. Sono allievo del papà, ma lui a sua volta era allievo del Giuseppe, che era già stampatore, già editore, già fotografo. Insomma, noi siamo a guado un incrocio fra le giubbe rosse e il locale di Firenze, questo è bellissimo, Francesco, un applauso. è una bottega rinascimentale. Insomma, io mi ricordo con mio disdoro e fastidio che fin da quando avevo 20 anni mio padre mi diceva: noi siamo i Della Robbia, e io andavo a vedermi chi erano sti Della Robbia, finché capii che tutto sommato era un gran complimento per me. E quindi e lui ci credeva davvero, cioè lui era un uomo che condivideva, e questo è un grande altro insegnamento che ha fatto, l'umiltà. Un uomo di grande condivisione, di grande umiltà, non era un presuntuoso o uno che arrivava dicendo: ah, io sono Oppi, so tutto io, cosa che avrebbe tranquillamente potuto fare in molte delle riunioni a cui ha partecipato. Ma si poneva sempre con molta eleganza nei rapporti umani, e questo è stato forse a volte uno svantaggio, forse economico, ma è stato un grande vantaggio per la libertà e per l'umanità che ha trasmesso e per quello che ci ha insegnato. Quindi io pian pianino ho imparato a capire che anche quell'atteggiamento era un atteggiamento di grande saggezza, di grande intelligenza, di grande maturità, e anche quello è un patrimonio che noi abbiamo e che teniamo con molta cura. Sì. Allora, io direi che noi oggi sicuramente non possiamo esaurire l'immensità della figura poliedrica di Daniele Oppi. Il nostro era un omaggio e anche un invito soprattutto a scoprire sia l'Officina del Guado, quindi tutto quello che è l'eredità che Francesco oggi coltiva e continua a portare avanti attraverso un piccolo racconto, ma invito tutti a documentarsi e quando si potrà,
a venire alla cascina del Guado, giusto, Francesco? Ma sì, io dico, quando mi chiedono, mi hanno fatto un'intervista qualche giorno fa, che uscirà fra un po', e mi dicono, ma tu quanto percentuale segui del papà, quanta percentuale di nuovo fai tu, qual è la parte del papà che sviluppi, qual è la parte più tua, no? Allora a me mi è venuto da dire che dentro il guado ormai siamo al 200%, perché quello che sviluppo del papà deve essere almeno il 100%. E quel che di nuovo si può fare deve essere altrettanto. Quindi dobbiamo soltanto basarci su questo grande insegnamento, ricordarlo sempre, portarlo avanti e naturalmente aggiornare tutte le istanze che vanno aggiornate e portarci avanti con le collaborazioni con persone di grande rilievo come abbiamo oggi il caro amico Gianni, insomma con tutte le persone vicine al Guado che sanno del valore di questo progetto e che ci aiutano sempre e ci affiancano in tutte le progettualità e naturalmente anche tu Agnese. Apriremo presto, a fine febbraio, primi di marzo, se la legge ce lo consentirà, i giardini del Guado e lo studio torneranno fruibili in presenza. Questa settimana vedo i miei collaboratori, gli amici del Guado, per organizzare le prossime mostre, i prossimi appuntamenti e vi terrò informati sulle nostre attività. Sì. Allora Gianni, vogliamo salutare il nostro pubblico? Arrivederci a tutti, direi buon compleanno Daniele, perché è Sì. oggi il suo compleanno. E io Oggi è il compleanno. lo chiederei Oggi è il così. suo compleanno, sì. E buon compleanno Daniele, tutti al guado. Scusami Francesco, volevi dire? Un brindisi ideale al papà Daniele e un abbraccio ideale a voi due, in particolare a Gianni che è un po' che non vedo e ti ringrazio tanto Gianni per le parole che hai voluto significare intense per il papà. Sì. Avevo voluto dire di più, ma mi emoziono facilmente, però è la vecchiaia. Ringrazio davvero di cuore. Sì, e vorrei Grazie. ricordare a tutti che per onorare Daniele Oppi è importante portare sempre avanti la cultura ed esercitare in modo libero il pensiero. Quindi buon compleanno Daniele e viva le officine del Guado, perché dovete andarci, è un posto stupendo dove si entra in contatto con la natura e si sperimenta appunto grazie anche alla natura che cosa significa essere uomini liberi. Buona serata. Grazie Agnese.